Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrea Link e benvenuti in questo nuovo spacchettamento. Alba della Maestosità, l'ultima espansione di Yu-Gi-Oh! Arrivo un po' in ritardo con lo spacchettamento, ma ci sono stati contrattempi e quindi lo porto ora. La carta che ovviamente io vorrei trovare è chiaramente Drago Polvere di Stelle. Non accade, ma se accade, Poggers. Tra l'altro, lo portavo davvero tanto sul canale diverso tempo fa, invece ora gli spacchettamenti di Yugi... Ho sempre paura di rovinare il box quando apro col cutter, ma è la cosa migliore. Anche se veramente avrei comprato Fantasmi del Passato e Chaos Toon, che però non ho portato sul canale, ma vabbè, fa nulla. 24 bustine, cominciamo con le prime 12. Allora, il trick per Yu-Gi-Oh! Era sempre 3, mi pare? Simile a Pokémon. Caricamento Triami... Allora, vediamo un attimino di centrarle meglio. Eccolo qua. Caricamento triamide. Sì, perché sembra una piramide. Assortimento di mostri. Vento in coda del gusto. Konohana Sakuya. Ah! Drago volontà convergente. Abbiamo un attimo un'epifania. Rondine lenta. Gusto Vedir. Oh! Magichiave Drago Andrabime. Margine di negoziazione. A 4 come Pokémon, quindi. Magichiave Drago. E beh, cavolo, buttalo via. Le fusioni, che belle le fusioni. Ottimo, devo prendere però le sleeve. Piccolo problema, non ho le sleeve per Yugi. Vabbè, dopo le cerco. Andiamo col secondo pacchetto. Le bustine ovviamente si distruggono. 1, 2, 3 e 4, yeah. Magichiave sblocco. Interruditore Springans. Giara della generosità. Legame marchiato. Gunkan Sushi Nave Ikura, quindi è delfino. Gaia Armatura Drago Carapace. Ah, certo. Drago Lodola Pyren con Hana Sakuya. Magichiave Mech Mortaio Gar Spaccatore. Wow, i rituali. Mamma mia ragazzi, io sto avendo delle epifanie incredibili. A parte che ora... La super è assicurata in ogni pacchetto. Da un po' di tempo, Da un po' di tempo sta cosa, quindi alla fine non è che ci sia tutta quanta sta gran meraviglia. Però, è sempre bello. Vento in coda, Magichiave duo, quelle che abbiamo già visto ovviamente, vado un pochino più veloce. Cronomalia Tempio, ah, qua si trova Arceus probabilmente, un'altra giara, non fa mai male. Sunbell, la Lega Stelle, ma ok, Drago Volontà, Dispacaparazzi, mamma, Dispacaparazzi, vabbè, Gunkan e Amministratore Fine della Notte, e beh, non male, ovviamente dipende poi se voi collezionate per rarità o per collezionismo. Cucciolo di Fango Drago, non so perché ma la conoscevo. Gunkan Sushi Nave, Raten il Generale Celeste, sì. Cronomalia e Speranza Glifo, Carpionica Bestia Mistica della Foresta, Konohana Sakuya, Scia Polvere di Stelle, Aeropix 3, ah. Dino Bracer Iguano Draca, aspetta. Effetto già visto e rivisto, ma ok. Vai, altro pacchetto. Due rospi con una fava. Ah, ok, sì. Sintesi di Mero. Mossa finale Goku. Ah, aspetta, questo devo un attimo leggerla. Margine di negoziazione. Distruttore cosmico Zer All. Mamma mia che artwork. Più sta più gli artwork su Yu-Gi-Oh! Diventano incredibili. Furtive combattente alieno. Tutto vano, l'essenza della vanità. Vabbè, Carpionica Carpiponica, ma che cavolo di nome è? Ultra rara, attenzione! Maftea Magichiave. Beh, questa è eccezionale per questo set. Mi sembra che lo sculo più grande che ho avuto è stato trovare Drago Tricorno nella leggenda del Drago Bianco Occhi Blu. Il culo più grande che ho avuto con le carte di Yugi. Vabbè, tranne la carta più rara del Tin del Faraone del 2021, quello è chiaro, ovvio. Andiamo avanti!
Hagakuremino, insetto shinobi. Ma a me pare più goblin, sinceramente. Vabbè. Cucciolo di fango drago. Re bestia scatenato. DDD, derby dall'altra dimensione. Odio l'altra dimensione, che ricordi. Drago allodola. Clavekiss, il magichiave spaccacielo. È buona! Io praticamente con questi da 4 stelle e 1900 punti d'attacco era ciò a cui girava intorno il mio deck. Ovviamente con carte bandite e quant'altro, però... Distruttore cosmico Zer-All e magichiave mega mortaio che abbiamo già visto. Giara della generosità, carpa rossa volante, oh carina! Due rospi con una fava, assortimento di mostri, Gunkan suscinava i cura, Mago delle acque ghiacciate, ok, Dispia teatro di marchiati, Dispac parazzi, Geralt Tindangolo, cavolo, non lo so. Non è male se hai mostri il cui effetto si attiva quando sono al cimitero. Pazuzul, Pazuzu ovviamente, è un diavoletto. Raten, vola e pungi, scara soldati. Sintesi di Mero. Gunkan suscinavi, oddio le suscinavi. Carpiponica, pipone. Gusto Vedir, scia polvere di stelle e mega mortaio. Ah, senti, mega mortaio inizia a essere un po' insistente, eh. Abbiamo capito, è la carta più facile da trovare tra le super, va bene. Margine di negoziazione, Gunkan suscinava specialità del giorno, derby dall'altra dimensione, vole pungi, scara soldati, mago delle acque ghiacciate, diplomuomo del master, yes, con Hanasakuya, cronomalia, statuette a Kambaro e formazione scara soldati, terreno. Se hai un deck che funziona intorno ai scara soldati, ma è un po' controproducente, ti mangia i punti salute ogni turno. Certo, se attivi l'effetto. Assortimento di mostri, cucciolo di fango drago, vortice viking, attrazione prodigio, macchina ovviamente, legame marchiato, Gunkan, porta destino psicompompo, va bene, Clavekiss, carpiponica e tesoro pendulum. Ok, mostro prendo un deck extra deck, può attivare... Sì, va bene, ovviamente, era quella l'effetto, non è che anche me lo stessi chiedendo, Era ovvio quale fosse l'effetto di quella carta. Ultimi due pacchetti della prima fila. Re bestia scatenato, interruditore Springas, derby dall'altra dimensione, Rateni generale celeste, Gusto Vedir, Scambell la Lega Stelle, Drago Volontà Convergenti, Clavekiss e... Oi, attenzione, ultra rara! Gizmek Taniguku, l'intelletto immobile. Ui. Non male l'effetto. Questa con ingranaggio antico. Decisamente ingranaggio antico. Ultimo pacchetto della prima fila. Ok, grande. E andiamo. Vole pungi, scara soldato, vortice vichinga, giara della generosità, legami marchiato, furtivo combattente dannazione, tragedia di spia, Sambel, Aeropix 3 e Albion, il drago ammantato. Già per il fatto che si chiama Albion guadagna punti, non so chi sia ma guadagna tantissimi punti. Sì, però ha un effetto rottissimo. Cioè ragazzi, se la mandi al cimitero con le carte che scartano il deck... Attivi l'effetto e fatto. Buono. Eccola qua, la seconda e ultima fila. Iniziamo. Sempre il trick, ovviamente, va fatto. Raten, assortimento di mostri, re bestia scatenato, interruditore Springan, diplomuovo del master, carpiponica bestia, Aeropix 3, furtivo combattente alieno e magichiave Mamma mia. Magichiave Mech Moschetto Bato Combattente. Oltre agli artwork sempre più incredibili, anche i nomi assumono forme e tratti che non credevo possibili. Mech Moschetto Bato Combattente.
qual è il senso del nome di questa carta? So che mi starete odiando perché non le sto slivando, ma non ho le sleeve adatte al momento. Ce le ho, ma non sotto mano. Margine di negoziazione. Cronomaria. Hagakuremino. Caricamento triamide. Konohana Sakuya. Tragedia di Ispia. Cronomaria statuette Akambaro. Tutto vano. Ragazzi, beh, che volete che vi dica? Synchron polvere di stelle. Questa proprio qui, il posto non te lo toglie nessuno. Poi alla fine facciamo il recappone. Vai, altro pacchetto, due rospi con una fava, Cronomalia, Pazuzul, Re Bestia scatenato, Shia polvere di stelle, Gonkan Sushinave, Sambella la Lega Stelle, Distruttore Cosmic e Gizmekinaba la satellante lepre di Hakuto. Ah, perché Hokuto era già preso, quindi Hakuto. Sì, vabbè, le macchine qui, ragazzi, macchine e demoni, incantatori. È un deck, è un'espansione mista, a dire il vero, però non è male. Ti puoi fare un bel... delle belle aggiunte. Più che altro mi dispiace di essermi perso alcune espansioni dove ci sono stati gli psichici, che non è che fossero particolarmente brillanti, però interessanti come carte, interessanti sicuro. Mossa finale, assorbimento maestoso, Dragon Lodola, tutto vano un'altra volta, Gaia armatura e... oh, attenzione, è una super Volo Ferniges o Ferniges, il più oscuro il più oscuro drago destino cavalcatore. Senti però, un nome del genere è pure tuo, amico mio. Due mostri di livello 7, le Xyz. Quanto mi stavano sul culo le Xyz, non avete idea. Ho giocato fino al meta con le Xyz, mi pare. Ho abbandonato poco dopo 5Ds, però le Xyz l'ho giocate. I Pendulum vorrei imparare a giocare, a parte mo quando col videogioco arriviamo al punto chiave. Caricamento, Magichiave dopo l'imparo, Interludiatore, Porta Destino, Gunkan, Cronomalia, Mago delle Acque Ghiacciate. Ehi, un'altra ultra, Cronomalia Vimana! Bella! Praticamente questa è la torre. È qui che vengono prodotte. No, non è mai qui. Dato che dovrebbe essere una rara segreta a box, mi sa che mi sono giocato il Drago Polvere di Stelle. Però il Synchron Polvere di Stelle, almeno quello. Gunkan Sushinave Cantiere, ecco dove le producono. Gunkan Sushinave, Cronomaria Esperienza Glifo, Vortice Vichinga, Porta Destino, Dragon Lodola Pyren, un'altra Gunkan Sushinave Cura, classe corazzata, Hieropix 3 e Albion. Un altro Albion! Ecco, perfetto, mettiamo due Albion nello stesso deck ed è fatta. 1, 2, 3 e 4. Oddio, non so contare. Gunkan, Cronomalia, praticamente le normali le abbiamo trovate tutte. Mossa finale, Furtivo Combattente Alieno, Drago Volontà Convergenti, Porta Destino, Gunkan e Scara Soldato Scaglia Bombardiere. Ok, ma ha il sole? Interessante. Non male. Mettiamola qui. Perfetto, abbiamo altri 1, 2, 3, 4, 5 pacchetti. Yeah. Dai, che è un'altra ultra rara. Non so bene il ratio quale possa essere con le ultra rare, ma un'altra dovrebbe uscirci tranquillamente. Pazuzul, Cronomalia, Vole Pungi, Scara Soldato, Vento in Coda, Shia, Gunkan Sushinave, Clawkiss, Furtivo Combattente Alieno. Ehi, la rara segreta però, no! No, questa! Cioè, sì, ma no! Oh, che peccato, che peccato. Mi ritengo fortunato di aver trovato questa, ma
una seconda rara segreta, quindi sono due. O ho il deck oppure ho il box fortunato io. Io sapevo una box, invece questi sono due. O hanno aumentato il pool di Retio, oppure no. Per Drago Polvere di Stella, ovviamente, a trovarlo però. Carina comunque. Sembra un po' Kyogre. Bene, bene, bene. 1, 2, 3 e 4. Bene. Dico, magari troviamo l'ultra rara, ma no, la rara segreta proprio. Peccato che non sia il drago. Anche se credo che il drago polvere di stelle dovrebbe essere una cosa un po' diversa. Dino Bresler, ok, già trovato. Carpa rossa volante, mossa finale Gonqui, cronomalia, magichiave, porta destino, praticamente sì, ecco, rondine lenta apposta, abbiamo tutte ora quelle normali. Formazione scarasoldato già trovata. I doppioni mo' li lascio qui, però dopo quando le slivo, no. Vai, penultimo. Due rare segrete. Però, un'altra ultra rara ci esce? A meno che, oh, due rare segrete non sia normale oggi. Un'altra ultra rara! Illuminazione polvere di stelle, ok, deck polvere di stelle. Però accidenti. Però ragazzi, sapete una cosa? Ora stavo controllando un attimino perché mi sembrava qualcosa di strano. Le rare segrete una volta erano in rilievo. E me lo ricordo bene. Dovrebbero ancora farle in realtà alcune carte in rilievo. Non so se queste non le hanno fatte proprio apposta in rilievo oppure non le fanno più. È un po' che non trovo rare segrete effettivamente. L'ultima volta non mi ricordo se era in rilievo o no. Però stavolta, tanto che sto facendo il video, no, lo faccio presente. Margine, Pazuzul, Gungan su scenave cantiere, Diplo Muomo. Perché Muomo? Rondine, Gustobedir e... Ah! Ho letto la D, mi stavo già casando. Dai Gusto la Plamplica, la Plampilica. Ma perché un nome normale non potete avercelo? Vabbè ragazzi, oh, non male. Sono soddisfattissimo così. Va benissimo. Oddio, forse un altro box ci stava. Le slivo. Bene, recap veloce, dai gusto. Formazione scarasoldati. Illuminazione polvere di stelle. Magichiave, eccetera, eccetera. Nome complicatissimo. Geralt Tindangolo. Scarasoldato, cronomalia. Maftea Magichiave. Dino Wrestler. Amministratore fine della notte. Wolf Erenges. Gizmek. Albion, tra l'altro doppia, Magichiave, Gizmek, Taniguchi, Tesoro Pendulum, Formazione, un'altra volta via, Magichiave, Drago, Andrabime, Arrivare nella luce e Synchron Polvere di Stelle. Mi ritengo molto soddisfatto, tra l'altro nel box è normale che trovi roba piuttosto importante. Due rare segrete non me l'aspettavo, se poi è il pool normale, meglio così. Ad ogni modo ragazzi, io vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yu-Gi-Oh! Molto in ritardo, ma non importa. In descrizione ovviamente link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!